È un progetto interessante che introduce la tecnologia in agricoltura a servizio dell'ambiente e anche dei consumatori, perché si prevede anche un utilizzo inferiore di fitofarmaci. Sì, intanto è un progetto che viene condiviso con tanti partner che sono europei e dove l'Assam è parte importantissima. Grande tecnologia, innovazione, che è un po' la mission, diciamo, di Assam. In questo caso si tratta di un drone, ma non solo drone, un drone che è collegato con un robot che in pratica è in grado di riconoscere le piante che sono state da coltivare dalle infestanti e quindi è in grado sia dal punto di vista meccanico mediante un apposito strumento o mediante appunto l'irrorazione di sostanze antinfestanti di procedere in maniera puntuale. L'agricoltura di precisione è sicuramente un'agricoltura che va verso la qualità delle coltivazioni. C'è anche la soddisfazione che le Marche sono una regione piccola ma grande, importante, perché stanno sperimentando un grande progetto internazionale. Sì, questo è un grande progetto internazionale e verrà sperimentato proprio qui, quindi già dal 7 si è iniziato, si finirà il 15, si faranno delle sperimentazioni in campo e in volo e poi tutto questo verrà spiegato anche nelle scuole, negli istituti agrari, perché è giusto che l'innovazione venga condivisa anche con il mondo della scuola. Una settimana di sperimentazione di tecnologia aperta al mondo della scuola, al mondo universitario e anche ai produttori. Esattamente, faremo questa settimana sull'agricoltura di precisione. In realtà la settimana è già iniziata con le fasi di preparazione da lunedì. Domani e dopodomani ci saranno due eventi dedicati agli istituti di istruzione agraria superiore delle Marche, mentre sabato ci sarà una piccola gara di pilotaggio droni e domenica un convegno internazionale sull'uso dei droni nell'agricoltura di precisione. Lunedì andremo avanti con la valutazione del progetto Flourish, che è un progetto sul programma Horizon 2020 che stiamo sviluppando come partner insieme a istituzioni molto importanti del mondo universitario europeo. Questi utilizzatori finali ci dovranno dare una loro opinione sulla bontà delle attività del progetto e invece l'ultimo giorno, martedì 15, faremo un'iniziativa aperta a tutto il pubblico con una parte di convegnistica sull'agricoltura di precisione e il pomeriggio la dimostrazione pratica delle attività del progetto che prevede l'utilizzo di un drone e di un robot di terra che collaborano insieme per effettuare operazioni di diserbo sulla bietola e sul girasole.